La settima puntata del libricino del Muori in Imincia, dove l'avevamo lasciati. Light è tutto spavaldino perché ha intercettato Tizia Sempronia prima della polizia. Se no, lo sgamavano alla puntata 8. Pareva brutto dopo tutti quei aggettivi che gli abbiamo dato. Riparliamo della sua teoria. Ma l'abbiamo parlato 30 secondi fa. Te pare a te, ma è un'altra puntata, eh? Ne ha parlato con qualcuno? T'ho già detto di no. Ma perché lo vuoi sapere? Mi insospettisco. Perché mi preoccupo per lei? Dovrebbe dire quello che pensa, sempre! Ah, che caro, c'aveva ragione, Ray! E mo che fai, Light? Mica l'ammazzerei qua! La sta ammazza qua, sei più matto, frate! Esatto! Il più matto! Io so sempre più di tutti! A che ora è avvenuto il dirottamento? E la rapina al mini market? Perché pure quella è importante, eh? È sempre stata orchestrata da Light! N'ha capito, proprio dietrologie! Una cosa che porta una cosa che porta un'altra cosa, genio del male! 20 dicembre! Sto scrivendo proprio questo! E dai, pure questa gara. Perché Ryuka sta ripassando i vocali? Vi ho interrogati tutti e nessuno di voi è Kira. Mannaggia. Ma uno di voi è il padre. Io sono contento, eh. Ma che cazzo ne sai? Perché so L. Chiamano L, è Watari, che sta arriva. Vabbè, torniamo da Kira. Ok, ho scritto tutto. Vada a casa, si rilassi, si faccia un bagno coi sali, le paperette, le lamette sui polsi. Com'è? Lo avverto io, mio padre. No, no, grazie per questa chiacchierata. Adesso sono convinta più che mai a sconfiggere quell'assassino. Kira, non mi avrai. Chissà come morirà. Ho scritto suicidio. Se butterà sotto la metro, in memoria di Ray. Andrà nella foresta dei suicidi e poi un tizio americano la sgamerà e ci farà i vlogghini. Aprirà una pagina Facebook o Instagram e comincerà a tradurre i meme inglesi o a fregarli in giro. No, li muori solo dentro. 5, 4, 3, 2, 1, morto. Addio Tizia Sempronia. Insegna agli angeli a parlare con gli studenti liceali sconosciuti di teorie sui super serial killer mondiali che non sa chi so. E Tizia Sempronia muore. Beh, scrive Tizia Sempronia, è il nome suo, l'ha detto lei. Lo prenderanno quel fellone, dico bene? E come no? Perché non muori? Basta scrivere accidente. E la persona si ucciderà nel modo a lei più congeniale. E perché lei non schioppa? Y. Ryuk, sono due puntate che ridi e basta. Da quando si è presentato? Che mi abbia mentito. Che donna cattiva! Non si fa così! Per questo sto ripulendo il mondo! Torniamo da L, anzi da Watari, che non è più un buco nero che assorbe la luce! Oh, c'ha lo stesso cazzo di cappello! Ma ora la luce ci sbatte contro Watari! È la prima volta che lo vediamo! Wow! Ma andate a cagare! Ma perché? Anche questa è la prova che L si fida di voi, perché pure io mi sto a far vedere! Vabbè, sti cazzi, era L il real deal! Mo che abbiamo visto lui! Ho portato la roba. Dagliela. Arrestate tutti. Sta buono. La roba. So distintivi nuovi. Oh cazzo, mo come l'ammazzo. Super ping pong de scene. Tizia Sempronia. Non si chiama così. Devo smettere di chiamarla così. È una donna molto prudente. E mica tanto. T'ha spiattellato tutto tranne il nome. Sì, tutto. Dove la dite? Ha informazioni su Kira? Sì, Kira è un tizio biondino orfano di madre che ammazza per colpa di una tizia cattiva. Ma lui è bravo. Certo, certo, addio. E lo sai che è nero? Come no? Ah, coglione. Polizia? 118! Così te lasciava perde. Non te doveva di niente. Vabbè, ora che mi ha detto un nome falso, come rimedio quello vero? Pausa, pensaci. Come cazzo fai? Tu che mi stai a guardare? Io richiedi? Ma lo sai che sto nome mi pare falso, ma va! Io quando la vidi per la prima volta sta scena ci ho pensato, veramente. Ho preso pausa. Come cazzo fa? Non te saprei di. Bella sta serie. Senti, ma torniamo indietro. Cosa? Perché? Sono 5 minuti che te sei chiuso, me sto annoiando. E torniamo indietro. Ma tutto bene. Benissimo. Light è nel panico. È la prima volta che lo vediamo così, eh? Fra un po' questa arriva la polizia e contatterà qualcuno, dai e dai. E se mio padre chiama adesso? Glielo dovrei passare. Come faccio? Sono finito, non devo fare il dio da subito. Si inizia con qualcosa di più leggero, tipo il papa. Fratelli e sorelle. Poco cacchirata. Madonna, sta per crollare.
2 secondi e recupera subito l'abituale savoir-faire. Basta spegnerlo. Che cazzata. Non devo lasciare che il panico prenda il controllo. Come mi aveva detto Jack? Che la paura facesse il suo corso, che si impadronisse di me, ma solo per 5 secondi, tanti gliene concessi, e iniziai a contare. 1, 2, 3, 4, 5. E mi passò. Grande Jack! Mi è dispiaciuto su quell'isola per i miei test. Devo scoprire il suo nome. Eccolo. Classico uomo medio. Gli uomini vogliono solo una cosa da te, donna che mi stai guardando. Il nome. Disgusting. Nella borsa ci avrà qualche documento, una patente, una medaglietta per quando si perde sull'autostrada. Ah, è brutte? Ie meno. No, non lo farei mai. Perché tu sei bravo. Ma che me frega. Perché a lui è... bello, intelligente, simpatico, modesto, famiglia perfetta, fortuna, entusiasta, amorevole, talentuoso, simpatico, sicuro di sé. E troppo elegante. Per usare la forza per scoprire un nome. Questo è un thriller psicologicissimo. Se questa parla so dolori, ma ci so gli occhi del muori. No? Mo domme date la vita mia per ammazza questa. Ma state zitto, lasciamela ora. Vai a togliere i medici di torno. Senti un po', mi dica tizia Sempronia, ma si chiama veramente così? Non mi sembra che le stia bene come nome. Posso andare anche da sola, eh? Stai cominciando a spaventarmi seguendomi in silenzio con quella faccia imbruttita. Ok, un profilo fake? Eh già, così Kira non ve può ammazzare. Non lo so, siamo della polizia, è contro la legge, non si fa. Allora crepate. Grazie per i distintivi! E in più, solo per oggi, pratica cintura con pulsanti in acciaio inox! Guardate lo spessore! Premendolo farete squillare il mio cellulare! Per le situazioni d'emergenza! Ma che vanno in giro con un pulsantone? Ma la cosa più discreta del pulsantone? Tipo un orologio, il pulsante, un anello con pulsante... No, un coso grosso così! Wow, siamo come i Power Ranger! I Power Key Ranger! Trasformazione! Premi il pulsante! Cioè, faccio gli scherzoni a Watari. Ci prova che tu le fa. Va bene. E fai tutti i compiti. Ok. Grazie per avermi dato fiducia. Dopo anni con Rego, ogni volta che dicevo la mia mi diceva in cucina. Avevo perso la fiducia in me. Cazzo, pure convinta. Ma no, mi aveva anche convinta a lasciare il mio precedente lavoro. Mannaggia. Ma ora ho ritrovato la forza. Sono contento. Dimmi il tuo vero nome. Si merita il meglio. Ciao. Ma la lasciano così? Guarda, va di tutto, eh? Uniscono il pedinato da lei, coi poteri diversi dallo schioppacore, col fatto che è morto uno, con la teoria dello studente! Te sgamano sicuro! Allora? Sto pensando... Te sta allontanà, eh? Ormai è un puntino! È arrivata, fine! Primo tempo. Angolino delle regole. Un dio della morte non è obbligato a ditte tutte le regole. Soprattutto se come Ryuk ne sa. Ma tutte queste regole sono scritte in piccolo, in asterisco. Cioè, mezzo quaderno solo di regole. Uno Shinigami può allungare la sua vita scrivendo i nomi degli umani sul quaderno. Un possessore del quaderno? No. Se non Light aveva più anni accumulati di tutti gli Shinigami messi insieme. Per due. Elevato alla 14. Light continua a seguire Naomi Sempronia. Ma t'aveva detto d'annattene. Oh, chiamo qualcuno, No, è che non sono stato sincero con lei. Non le ho detto tutto. Davvero. Eh sì. Vede, io sono Kira. Cosa? No, questo lo dico a fine puntata, scusa. Ah, ok. Allora cosa? Non le pare un pochino strano che non ci sia nessuno al quartier generale? In effetti sì. Bene, Light, continua a parlare. Roba che le interessa. Annuisci, ridi le sue battute. Di che sua madre sembra molto giovane e magra. Basta che te la dà. La patente. E perché c'è nessuno? Perché sono cretini. No, perché sono molto sospettosi, visto gli agenti dell'FBI morti, compreso il suo fidanzato. Che grave perdita. Ai, adie, le sono vicino. Grazie, sento di potermi fidare di te. Quindi non riuscirà mai a contattarli. Frate, c'è una chiacchiera micidiale. L'hai super cappottata. Ma te che ne sai che stanno nascosti? Come l'ho detto. Questa non molla. Mo c'è i sospettini. Mo. Allora glielo devo proprio dire. Io sono Kira. Io faccio parte della squadra investigativa.
conosciuto, questa è proprio grossa. Tu? Sì, un liceale. Già, nella task force contro il killer più pericoloso e spietato di tutti i tempi. Ah, fai i compiti e le investigazioni. Ebbene sì, i brufoli e gli omicidi. Me devi credere? Tipo le serie TV che nella realtà, ma quando mai? Ha capito, sì. Guardami in faccia. Mi faccio una piega. Ti credo. Ma come gli credi? Ma come fai? Beh, io veramente ho dato una mano alla polizia in passato, eh. Ho capito, però dai, questa è proprio una cosa. Beh, però sono alto, bello, dimostro più anni. Tutto quello che te pare. Ma questa vorrà comunque andare a parlare con qualcuno, no? Conosco pure elle. Se vabbè, Ryuki Degi è tuo cugino. Va, va, come se beve tutto. Sì, sì, ti credo. Però ce vado uguale. Zan, ma t'ho appena detto che stanno frattati. Pure io conosco elle. Zan, e quindi ridaglie con elle. Ma siete tutti qui? Sì, e a quartier generale chi è rimasto? Nessuno! Ma voi siete la polizia giapponese per davvero? Dovete sempre lasciare qualcuno! Ma ti volevamo tutti conoscere, siamo grandi fan! Ci fai l'autografo! Basta che scrivi una L da solo! E se qualcuno ve sta a cercare? Ma che informazioni potrà mai darci il popolino? Ma pensi veramente che se ci fosse qualcuno a quartier generale in questo momento, arriverebbe qualcuno? Così, a caso, con le informazioni che ci servono per risolvere il caso, appunto? Aizawa vai! Corro! Tizia Sempronia, Nipo Becca, se ne faccio una ragione. Invece no! In America, 2 anni fa, ho lavorato un caso sotto le direttive di L. Perché anche io ero un agente dell'FBI. Azza pure! E daje! Come daje? Come fai da sta cosa a acchiappagli il nome? Mi ricordo come se fosse ieri, ora che lo rivedo, quando vidi sta scena. Con la curiosità, come fai? Come? Ma belle truffe proprio estreme! Ma come fa? Come fa? Questo posso usarlo. Madonna mia, questo non gli vuoi di niente, eh? Gli dici, mi piacciono i cani? Te fa tutto un piano per ammazzate che comprende buste dei croccantini, un labrador e tuzia. E come lo usi? Io lo sapevo che lei è una forte. Ma no, dai. Lei ha esperienza. Lei non mi stava mai a sentire. Ho solo da imparare da una come lei. Tu dici? Io c'è cazzeggio, ma il fatto che lei non gli dava mai retta, per me è anche il parte infatto il motivo perché questa se sfoga gli sta di tutto. Cioè, credete, fidi, te fidi. Perché c'ha sta teoria la vuole di a qualcuno e non si fida della polizia, ma di L sì. E perché sta dicendo tutto a me? E infatti, ma sta serie è bella e lo sa che te stai a fa sta domanda perché tu mi ricordi lui. Ok, la risposta è un po' una strozzata. Mi sento quasi offeso, eh. Ma dico perché sei intelligente. Ma ho capito, ma allora definite tutti i geni. Arriva Lex Luthor e gli dici dove sta Superman, la criptonite, cioè va. Grazie per questo complimento. Mi ha convinto. Che ne direbbe di lavorare con noi? Va va, con la manina tesa, ste cose giapponesi proprio. Ma fanno dagli simbolismi a stecca. Guarda con che occhioni te lo sto dicendo. Un ex agente bravo come lei, che conosce elle. Ma Ray mi diceva che non volevo niente. Ray è il passato. Guardi la sua morte come un'opportunità per rifarsi una vita. L'unica condizione è darmela. La patente! Per confermare la sua identità. Ma magari sto correndo troppo. Una bella donna come lei avrà già trovato qualche ingaggio come attrice, modella, opinionista, fashion blogger. Non vorrà avere a che fare coi killer brutti e cattivi dei di nuovo mondo. Va, pure una spruzzatina di psicologia inversa. È proprio forte questo, le truffe, il truffatore. Sta cosa mi pare un po' sospettina però, eh. Prima andiamo da L, poi ti dico il nome. Che te serve confermare il nome proprio adesso in mezzo alla strada? L lo sa chi so. Sì. Magari! Certo, certo, voglio indagare! Ma non mi pare il caso! Sì, è la cosa che voglio di più al mondo! È un'idea mia, eh! Non me l'hai stillata tu facendomi pensare che fosse mia, no no? Invece sì! Che pulla! Io che tanto contento! Intrattenimento di qualità per lui. Te la do subito. La carta d'identità. Ah, scusa, ma ti ho mentito. Non mi chiamo Tizia Sempronia. Pure scusa gli chiede. Ma no, si figuri. Ryuki a canna. Se no fai ridere anche me. Momento in cui si passano il documento. Che pare che l'universo sta per esplodere. Va, queste inquadrature epiche, belle cazzate, che però non so cazzate, è il trionfo, sono bellissime. Dulcis in fondo, proprio per farti capire che la dea bendata quando passa Light se leva la benda e gli esalta addosso. Quando prende la patente, sbam, primo fiocco di neve. Nevica. Aizawa, che stava a tornare centrale, apre l'ombrello proprio in quel momento e non riconosce Light. Sbam, non lo vede. Non avesse iniziato a nevicare? Light, che ci fai qua? Stai venendo in centrale a beccare tuo padre? Lei conosce il padre? Sì, lavora con me alla task force antichira. Ma davvero, vi stavo cercando. Ridammi un po'.
cioè le chiappine proprio. Light scrive e guarda l'orologio. Scusa, ma perché guardi sempre l'ora? C'hai Dick? Oh, questo? No, Light. Beh, vedi? E siamo proprio stronzo, eh. Che t'avevo detto prima che te lo di a fine puntata? Oltre il danno la beffa! Io sono Kira. Gongola il maledetto! Lui è così. Ti fanno capire che quando vince, gli piace. È entusiasta. E se svela? Perché quando glielo dice... Vabbè. Oh, che c'è Naomi? Hai capito che t'ho detto? L'ho segato io, Ray. Hai fatto bene, non mi stava mai a sentire. Oh, mio padre è di nuovo raggiungibile. Non volevi parlarci? Gli mando un messaggino, mo c'ho da fa. E che devi fa? La fine degli Stark. Naomi Misora? Sì? Saluta Massora. Così finisce l'avventura di Misora, che da quello che vediamo il suo metodo di suicidio è l'impiccagione. Morta il 1 gennaio. E Ciro e Co hanno beccato L alla mezzanotte dell'ultimo dell'anno del 2004 nella data loro, lo sapevi? E come dice il detto, chi ammazza il primo dell'anno, fine. Pronto? Sono Kira. Ho scoperto il volto e il nome di L e ho scritto che morirà fra 50 anni di diabete. Perderà prima tutti i pezzi e poi morirà, così si impara ad andare contro di me. Matsuda, se premi il tuo pulsante mi appare il tuo numero, lo so che sei te. No, no, io sono Kira, ho ucciso Matsuda. Bravo, erano a collo. Cattivi!